niente. Eccoci. Allora, aspetta, controlliamo se si vede tutto. Un momento. Dovremmo essere online. Giustamente la connessione va lenta quando serve. Un secondo. Allora, ok, sulla pagina siamo live, va bene. Laura, vuoi partire tu? Sì, buon Vai. pomeriggio a tutti. Ciao, buon pomeriggio. Sono Laura Tagliaferri, sono la responsabile dell'Informa Giovani Multitasking del Comune di Bologna. Ho piacere di incontrarvi online. Questa volta siamo in live streaming sulla nostra pagina Facebook e in questo modo inauguriamo con la diretta di oggi, a causa della situazione che stiamo vivendo, accidenti, il nostro nuovo ciclo di incontri, rivolti ai giovani under 35. Il ciclo si chiama Banchi di Prova, si tratta di 10 incontri. I laboratori sono sia informativi che formativi e sono dedicati allo sviluppo di nuove competenze e conoscenze per i giovani. Chi ci conosce sa che ogni anno organizziamo un ciclo di incontri, è un percorso che è rivolto a tutti coloro che hanno interesse e voglia di accrescere le proprie attitudini professionali allo sviluppo di progetti alla propria autoimprenditorialità. I protagonisti dei nostri incontri sono altrettante persone giovani, intraprendenti, che condivideranno con noi le loro esperienze, le loro testimonianze, ci daranno spunti e soluzioni che hanno permesso a loro di realizzare i propri sogni e a noi ci permetterà di aiutarci e di ricercare modi e strumenti per esprimere al meglio le nostre potenzialità. Quindi si parte oggi, che è il 7 aprile, andremo avanti fino al 9 giugno con 5 incontri, 5 appuntamenti, sempre con queste modalità. E poi riprenderemo a fine settembre fino a novembre, dove ci saranno degli incontri invece che speriamo saranno rappresentati più da attività pratiche e laboratoriali. I nostri percorsi sono possibili grazie a un bando che il nostro ufficio, il Comune di Bologna, realizza ogni anno, è un bando di coprogettazione attraverso il quale noi invitiamo le associazioni del territorio cittadino e metropolitano a partecipare e ad aiutarci a realizzare nuovi servizi, implementare nuovi servizi o a rafforzare quelli che già facciamo come ufficio giovani e come Informa Giovani. Questo è in particolare frutto del lavoro di coprogettazione che il Comune di Bologna svolge con l'associazione Emilio Doc, che qui sono rappresentate da Mianuca Tenare, che ringrazio, e Cecilia, e da Scambi Europei, da ACLI e da EGE Bologna. E Mianu sicuramente sarà molto più brava di me a illustrare il bel programma che è riuscita a costruire. Ringrazio la nostra prima ospite, che è la dottoressa commercialista Alessandra Sciarrino, che ci aiuterà a capire, soprattutto in questo momento, a capire come sopravvivere alla partita IVA e senza perderci in problemi burocratici, di costi, eccetera. In questo momento le partite IVA dovrebbero essere aiutate in particolar modo. Prima però di dar la parola ad Alessandra, abbiamo anche un breve saluto del nostro commercialista Benvenuto Soriano, dell'Ordine dei Commercialisti di Bologna. E noi ormai da anni il Comune di Bologna ha questa collaborazione molto preziosa e del tutto gratuita dell'Ordine dei Commercialisti. Attraverso l'Ordine svolgiamo appunto degli incontri, delle consulenze gratuite ogni mese e per questo ringrazio anche la dottoressa Marzia Chessa, che è la nostra commercialista dell'Ordine, che si impegna con tanta pazienza e dedizione al coordinamento di questo servizio. Ecco, io sto con voi e vi seguo con grande interesse. Grazie, Grazie. grazie Laura.
Sì, l'intervento del dottor Soriano si può trovare sempre sulla nostra pagina Facebook che abbiamo mandato online qualche minuto fa, quindi si può rivedere tranquillamente da lì. E io appunto sono Mianuca Tenaro, insieme a Cecilia facciamo parte dell'Associazione Culturale Emilio Doc e come ha già anticipato Laura abbiamo organizzato questo ciclo di incontri, sia appunto incontri online visto il periodo e ci auguriamo appunto dei laboratori un po' più pratici se si potrà per settembre, in autunno. Saranno tanti i temi che tratteremo, quindi dalle partite IVA ai bandi culturali, al crowdfunding. E anche apriamo delle testimonianze di realtà sia associative che piccole imprese sempre giovanili che stanno avendo un po' di successo soprattutto sul territorio bolognese. E oggi con noi appunto è Alessandra Sciarrino, commercialista, che ci racconterà un po' com'è la situazione in questo momento e ci darà un po' di consigli anche a tutti i giovani, anche artisti, creativi, che hanno bisogno di un po' di risposte. E abbiamo avuto già qualche domanda, e se poi appunto le vogliamo leggere insieme e se ci vengono altri interventi, altre cose che vogliamo chiedere e se chi ci sta seguendo ha delle domande da fare, ben volentieri le giriamo ad Alessandra. Grazie. Salve a tutti, intanto ringrazio il dottor Maggioni per avermi contattato. Conoscevo Cecilia già per una specie di incontro che era stato fatto presso la Cineteca di Bologna e a cui ero stata invitata per parlare un po' anche di questi argomenti di cui tratteremo oggi. Mia nonna ha contattato e ringrazio la dottoressa Tagliaferri, che è attivissima, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato, e anche i miei colleghi, che immagino già hanno già parlato anche al posto mio, e sono contenta che il nostro ordine professionale collabori fortemente col comune per aiutare giustamente tutti quelli che sono le necessità di giovani e rafforzare quello che è anche il nostro ruolo, che spesso viene travisato, ma noi siamo forti interlocutori a livello sociale, non siamo una categoria privilegiata, ma anzi siamo estremamente umani, però sono anche quelli dei cliché che spero vengano superati. Allora, io vi farò avere comunque delle slide, del materiale che potremo guardare qui e ho già le domande che mi sono state fatte. Per cominciare, innanzitutto parliamo dello stato attuale. Lo stato attuale, da quando è iniziata questa emergenza, sono venute fuori delle problematiche legate al mondo del lavoro, non solo del mondo del lavoro da dipendente, ma del mondo del lavoro di chi è imprenditore, professionista, o quindi sia società, ma anche giovani, giovani, insomma, direi che è come direbbe Totò, la livella. Ripartiamo tutti da zero. Ora, i commercialisti sono avantissimo con gli strumenti informatici nelle relazionarsi con la pubblica amministrazione. Cioè, teniamo conto che noi abbiamo iniziato nel 98 a inviare dichiarazioni telematiche. Quindi il sistema lo conosciamo, cioè lo conosciamo, siamo assolutamente consapevoli delle difficoltà di gestire enti diversi, con modalità diverse, ma la telematica ormai ci appartiene. Noi lavoriamo sempre ed esclusivamente per vie telematiche, ormai gli uffici preferiscono comunque, a prescindere dall'emergenza coronavirus, avere interlocutori telematici. Dunque, io sono sempre fortemente indirizzata a rendere autonome le persone. Poi è ovvio che supporto, però devo tenere anche conto che non sono un informatico. Quindi le cose che secondo me chiunque
giovani e vecchi, ma è arrivato anche il momento per i giovani di cambiare. Dobbiamo cambiare tutti, dobbiamo cambiare tutte le nostre abitudini, dobbiamo, perché se ce l'abbiamo fatta noi ce la possono fare tutti. E dunque deve essere dobbiamo spronarci a migliorarci. È un'occasione più unica che rara per fare tanto, tanto per se stessi e tanto anche per gli altri. E senza sempre soltanto pensare ai soldi, senza sempre soltanto pensare a quanto pago di tasse, perché ricordiamoci sempre, e adesso è un discorso forse un po' da bar, ma è un discorso vero, e noi abbiamo servizi, e Bologna è una stella nell'universo brillante, abbiamo servizi perché paghiamo le tasse. Quindi è importante che le tasse vengano pagate, o comunque corrisposte secondo le proprie capacità, così come è previsto dalla Carta Costituzionale. Ma a parte questi discorsi, direi di addentrarci, anche perché i tempi saranno più brevi rispetto a quello che è un incontro di giri. Le cose principali, a prescindere da la partita IVA, la partita IVA, le domande che tutti si fanno, ma che direi che iniziano ad essere superate, ecco. Cioè, io sono anziana e queste parole le ho sentite anche troppe volte. E no, se vuoi lavorare devi essere visibile, visibile al mondo, devi essere apprezzato e non puoi essere un dilettante. Purtroppo è così, apprezzato di attrezzature, attrezzato di conoscenze, attrezzato di studio, attrezzato di volontà e sacrificio. Questo è il mondo del lavoro che è stato dei nostri genitori, che è stato dei nostri nonni, di quello che dovrebbe essere l'insegnamento comune. Io ho preparato comunque delle piccole, adesso non so bene, forse verrà fuori la schermata iniziale, vediamo se riesco. Si vede? Vediamo, aspetta. Allora. Sì. Ok. Sì. Allora, il titolo della convegno prima del sospetto di coronavirus era una giungla di carta, la mappa degli esperti, poi gli esperti, ma direi sì, la nostra mappa. Ecco, le cose principali da fare in questo periodo, in qualità di cittadino e a maggior ragione in tempi di Covid e sempre nel futuro. Pochi strumenti utili e soprattutto salvarsi dalla coda, cioè bisogna essere flessibili nell'uso dei servizi telematici. Occorre dotarsi di computer, PC, Mac, qualunque cosa voi abbiate, e dovete investire sugli strumenti informatici. O comunque adesso ci sarà la dottoressa Tagliaferri ne sa più di me perché lavora sicuramente dentro al comune e sa quali sono, ma ci sono possibilità anche attraverso i bandi, i finanziamenti, di poter accedere alla possibilità di dotarsi di corsi di formazione, di computer e iniziare a eliminare anche un po' tutti, quello che è l'utilizzo dello smartphone. Perché lo smartphone può essere utile per le applicazioni, può essere utile per le applicazioni perché cioè non devono essere solo applicazioni di svago, ma devono essere anche applicazioni operative. Io ho un telefono che non mi ricordo bene, che ha 5 anni e lo uso per lavoro e va benissimo, però ho dei computer. O le stampanti a casa in ufficio, o tutto. Cioè, quello che è lo strumento di lavoro deve essere come per chi fa il fotografo, la macchina fotografica, il software per lo sviluppo delle foto, tutte quelle cose lì devono essere utilizzate anche per scopi burocratici. Dunque,
occorre iniziare quindi a prendere confidenza con le piattaforme dell'amministrazione pubblica. Quindi, a oggi più che mai bisogna dotarsi di sistema pubblico di identità, il classico SPID. La nostra regione nei giorni scorsi, tramite il nostro il governatore della regione Emilia-Romagna, aveva attivato la possibilità di accedere a SPID anche senza riconoscimento visivo, nel senso fisico, ma facciale tramite il computer. È ovvio che il sistema attualmente si è intasato, ovviamente, ma si può utilizzare anche la Carta Nazionale dei Servizi, che sarebbe la nostra tessera sanitaria, ma sebbene ovviamente per attivare col PIN e il PUC che servono per utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi, cioè la tessera sanitaria, bisognerebbe recarsi agli sportelli della propria regione di residenza, quindi immagino gli sportelli del comune. Altro strumento che ormai a Bologna è diventato normale per chi rinnova le carte, la carta d'identità, è la carta d'identità elettronica. Chiunque di voi ha una carta d'identità elettronica è stato dotato di PIN e PUC per l'utilizzo per entrare dentro tutti i siti della pubblica amministrazione. Per l'utilizzo di carta, della tessera sanitaria e della carta nazionale dei servizi, cioè la tessera sanitaria, la carta nazionale dei servizi, poi c'è anche la firma digitale, cioè ci sono mille di strumenti, ma questi servono soprattutto la tessera sanitaria e la carta d'identità. Per utilizzarli avete bisogno di un lettore USB per le carte, una cosa di questo genere, che forse qualcuno ha già, ma oggi ho tirato giù stamattina una fotografia per farvi capire che dovreste anche avere, per poter utilizzare attualmente, se non avete del SPID, per poter accedere anche a questo strumento che si trova a poco costo. Dunque, altro strumento fondamentale di cui ogni cittadino dovrebbe dotarsi è la posta elettronica certificata. La posta elettronica certificata è uno strumento di posta elettronica che ha valore legale, cioè significa sostituisce la classica raccomandata cartacea. Dunque, ottima per dialogare, e la pubblica amministrazione dialoga volentieri tramite la posta elettronica. Direi che invece per accedere ai siti dell'Agenzia delle Entrate potremmo dialogare con quali sono tutti i siti, ma si può registrare sul sito dell'Agenzia delle Entrate per attivare il sito online, che può essere utile per la consultazione delle fatture elettroniche, per chi fa le fatture elettroniche, che tanto sono comunque le fatture, non esistono più le fatture cartacee, quindi già questo, e già dal 2019, dal 1 gennaio 2019 non esiste più la carta sostanzialmente, possono servire delle copie, ma tutto rimane negli archivi della gestione delle carte. E altra cosa è l'accesso al famigerato INPS di questi che sono gli ultimi nuovi evoluti sistemi di richiesta dei sussidi. Bene, se tutti avessero avuto lo SPID o attivato la Carta Nazionale dei Servizi, non ci sarebbe stato gran problema entrare già tranquillamente, che in più serve anche per guardare la propria posizione. Comunque sia, il PIN adesso si può richiedere anche sul sito dell'INPS, arrivano via SMS le prime 8 cifre, già con quelle, entrando dentro al sito dell'INPS, si può selezionare se hai rientri tra le categorie che ne hanno i requisiti, per richiedere il tuo bonus, inserendo anche i dati del conto corrente su cui farti accreditare l'importo.
dei miei clienti che hanno fatto, hanno inviato il 2 di aprile, oggi stesso il link li ha mandato. All'inizio mandano, quando si inserisce il PIN, cioè quando si riesce a inserire, a entrare sul sito dell'INPS, è possibile, viene dato un numero sulla domanda, ma poi la protocollazione avviene successivamente tramite email. Quindi email, PIN, codice fiscale, IBAN. Queste sono le regole di un normale sistema cittadino. Allora, direi che per adesso io mi fermerei qui, se Sì, se vuole che magari iniziamo con le domande intanto che sono arrivate. io adesso questo vediamo se riesco a rimettere. Ah, ci sono. Sono? Sì, la Questo vediamo. si può togliere? Sì, lo tolgo io. Ah, ok. Grazie. Ok. Poi dal limite lo riapriamo. Certo, non c'è problema. Sì, se intanto questa è la panoramica un po' di tutto quello che serve a tutte le persone che appunto vogliono aprirsi una partita IVA, quindi questi sono tutti gli strumenti informatici, telematici. Sono cose che servono come cittadino, Come cittadino, certo. non Migliori come, appunti, quindi. cioè, servono a tutti, strumenti che servono per tutti. Per tutta quel qualsiasi cosa. E in particolare invece per chi vuole ad esempio aprirsi partita IVA, tra questi ovviamente li deve usare tutti, però quale sicuramente non può mancare tra questi strumenti? E magari quali sono le domande su questi strumenti che le vengono fatte in particolare magari da ragazzi più giovani che si stanno approcciando magari adesso un po' al mondo del lavoro? Allora, allo stato attuale per aprire l'apertura di una partita IVA da professionista il costo è zero, cioè il costo burocratico è zero. C'è però un costo che è o andare fisicamente all'Agenzia delle Entrate e aprirsela da sé, con i moduli che si scaricano dal sito dell'Agenzia delle Entrate e si compilano, oppure delegare un professionista abilitato, come siamo noi i gestori commercialisti e ragionieri, e noi abbiamo un accesso che non si chiama FIS online, ma si chiama Enfater, dal 98, quindi dei 22 anni fa. Questo è un accesso che abbiamo da 22 anni per chi lavora da quel tempo lì, per cui tramite questo sistema possiamo aprire le partite IVA per conto dei clienti. Il professionista con partita IVA, le figure professionali sono nel nostro, per dire, nel nostro sistema fiscale sono artigiani, commercianti e quindi che hanno attività di impresa. E i professionisti, poi ci sono tra i professionisti che hanno l'albo e quelli che sono senza albo professionale. Quindi gli artigiani e i commercianti fanno attività di impresa, cioè quindi possono svolgerla in maniera individuale oppure in forma societaria, e ci sono i professionisti che svolgono attività intellettuali, che aprono la posizione IVA e non devo, e svolgono attività di lavoro autonomo come categoria. Dietro all'attività di impresa e all'attività di lavoro autonomo ci sono due cose diverse, gli obblighi da fare. Aprire la partita IVA, ok, per un professionista, e poi iscriversi alla gestione separata dell'INPS. Ok? Quindi, se apri la partita IVA, automaticamente dovrai iscriverti alla gestione separata dell'INPS. E quello, per esempio, lo può fare chiunque avendo la possibilità di accedere dentro al sito dell'INPS, quindi con SPID,
la Carta Nazionale dei Servizi, i PIN dell'INPS, mi ricordo più cosa c'è, ce ne sono mille cose che mettere a testa. Comunque sì, direi che questi, tessera sanitaria, carta d'identità elettronica, PIT e PIN solo dell'INPS. Perché in realtà ogni ente è partito con un suo identificatore, cioè ti dovevi avere ogni ente ti doveva rilasciare delle password per poter accedere. Infatti io ho 5 pagine di password, cioè è così, però utilizzando PID o per esempio appunto la carta elettronica, la carta di identità elettronica si può fare di più. Dunque, l'attività, adesso non vorrei disperdermi perché sono talmente ampio l'argomento che non avendo le persone davanti non riesco, vedo solo la Cecilia che dice che non so cosa pensa, la mia Lu, a cui chiedo, sono stata abbastanza chiara? Sì, no. Sì, adesso magari le chiediamo altre cose nel mentre. Fatemi delle domande e cercherò di darmi delle risposte. Sì, allora, tra io le domande da che... Italia, anche perché io sono una partita IVA, quindi insomma molto inesperta, quindi... Ma no, Cecilia, non è possibile, te l'ho già detto dell'altro incontro. Che cosa dovevate fare? Ripeto infatti. E non l'avete fatto! Ci stiamo allenando, perché ogni volta è una sfida, su certe cose. Allora, bisogna anche, scusate, ma è un discorso di educazione personale e civica, per evitare anche gli stessi, di generazione. Allora, se le ce l'ho io, che ho 52 anni, perché certi strumenti che sono all'avanguardia non li avete voi, che li avete... 20, 18, 35, cioè un po' di più. Infatti è questa la cosa, perché poi tante volte si crea un blocco. Cioè, io ho amiche e amici che lavorano nel mio settore della fotografia, del videomaking, che piuttosto non lavorano, cioè entrano nel pallone. Ragazzi, qui ci sono poi altri specialisti che sono dei medici, psicologi. Supporti, dovete liberarvi, liberiamoci da certe restrizioni mentali, bisogna essere aperti, molto aperti, perché aprirsi anche a questo significa anche aprirsi mentalmente e non rimanere ingabbiati in preconcetti. È come quando, io lo capisco, però è come quando mi vengono a dire che i commercialisti, sentito già in questi giorni dai clienti, i commercialisti sono tutti ricchi, quindi questo periodo per loro non è un problema, perché voi non sapete che i commercialisti sono gli ultimi a essere sempre pagati. Noi non abbiamo l'INPS, è per accedere ai contributi residuali che la manovra finanziaria ha dato per i professionisti con le casse private, perché noi abbiamo la grande cassa privata, devi avere dei requisiti che praticamente, cioè, impossibili da raggiungere. Cioè, devi dimostrare che nel primo trimestre del 2020 il tuo reddito è inferiore al 3%, cioè, con dei calcoli che è altro che mal di testa. Certo, possiamo sopravvivere a un forfettario, insomma, detto questo. Neanche il forfettario proprio, cioè, si può sopravvivere, veramente si può fare. Esatto. Meno male. Sai, di uno direbbe si può fare. Macchiamoci la testa e togliamoci dei limiti. Dobbiamo aprire gli orizzonti, essere giovani significa anche buttarsi e lanciarsi, e studiare, e migliorare, e essere bravi, perché i bravi vengono sempre premiati, sempre, bravi, aperti,
mentalità deve essere aperta. Non liberatevi veramente, perché non è buono, è arrivato il vostro momento in più. È questo il vostro momento. Toglietevi dai vecchi cliché. Se non approfittate, se non approfitterete ora, di quelle che sono le occasioni che si presenteranno, in cui dovrete darci dentro, che voi non avete idea di quanto ci dovete dar dentro, perché c'è sempre qualcuno migliore di te, sempre. C'è sempre quello che ha studiato più di te. Studiato nel senso non solo di teorie, ma che ha compreso meglio di te. Purtroppo è così. Certo, quello sì. Allora, per le partite IVA forfè, sì. Allora, io leggo una domanda. Sono interprete e traduttrice, al momento non ho una partita IVA, ma mi piacerebbe saperne di più nell'eventualità che decidi di aprirla in futuro. Allora, ecco, chi non ha partita IVA adesso è completamente fregato con le cavole odiate da me prestazioni occasionali. Dobbiamo metterla. La prestazione occasionale serve per chi già è un dipendente, che ha un lavoro perché è, come dire, è un dipendente che ha, che ne so, che è bravo a programmare, c'è un'azienda che lo chiama per una volta per mettere a posto il suo sistema informatico, lui ha giustamente fa la sua prestazione occasionale, ma chi lavora, chi fa l'interprete, chi fa il traduttore, tutte queste persone qua devono avere la partita IVA, non sono credibili nel mondo dell'imprenditoria, cioè ti danno degli incarichi e poi dopo c'è il calcolo dei 5.000 euro e se poi superi i 5.000 euro che devi essere tu, se sei in prestazione occasionale, a comunicarlo al tuo datore di lavoro, se superi la soglia ti devi iscrivere a gestione separata dell'INPS e il tuo datore di lavoro ti deve, chi ti paga deve pagare, fare il versamento, fare un adempimento all'INPS che è aggiuntivo a quello che normalmente fa per i suoi dipendenti, quindi deve chiamare il lavoro, farti fare, cioè ragazzi, per comodità propria non si può far lavorare in tribro gli altri. Certo, questo è vero. E questo io non l'ho mai nascosto, non lo nascondo mai, perché ogni anno mi ritrovo. Il regime forfettario ha uno svantaggio. Cioè, tutti i professionisti senza cassa hanno uno svantaggio. L'aliquota IS. L'aliquota IS è altissima. L'aliquota della gestione separata dell'INPS è del 20, mi ricordo, non me lo ricorderò mai perché è un'aliquota talmente alta che non mi rimane qua. Scusate, solo così. Ma è il 20, aspetti che, aspettate un attimo e ci guardo, è il, so, tutte queste milioni, 24, no? Il 20, eccolo, il 25,72, ok? Cioè, quindi, quando il 25,72% del compenso lordo, non netto lordo, va all'IVA. Quindi, l'orrore è gestirsi i soldi. Se tu vuoi essere in regola, ti devi sempre fare il calcolo di quello che guadagni. Se sei in regime forfettario, che hai iniziato l'attività per i primi 5 anni, c'hai il 5% di imposto sostitutivo. Quindi fai 5 più 25, 72, 5 più 25, 72, scusate, io uso la calcolatrice. Fa il 36% di quello che guadagnate lo dovete accantonare. Il primo anno di attività avete, vedremo come andrà a finire, ma il sistema fiscale italiano ti fa anticipare le imposte l'anno, cioè,
quando ti pagano le imposte del 2019 paghi tutte le imposte di saldo delle imposte del 2019 e tra maggio, giugno e novembre il secondo acconto delle imposte per l'anno successivo. Quindi cosa succede? Che il primo anno, io apro la partita IVA nel 2020, nel 2021 mi arriva una valanga di tasse da pagare, che non è il 5%, che è la, come dire, un paretto che illumina le persone il regime forfettario. Sì, è vero, agevola, ma agevola poi fino a un certo punto, perché poi io per i forfettari non mi ho mai gradito, ma questo è il mio problema personale, di chi com'è un artista o un filmmaker ha delle, dire, delle formazioni professionali, anche io ho una certa repellenza per i regimi forfettari, però capisco che in certe situazioni sono utili, soprattutto per chi non ha figli, per chi non ha mutui, per chi non ha spese di ristrutturazione, per chi non ha spese mediche, perché per chi non ha cani né gatti né no, tutte le cose che si detraggono normalmente in una situazione familiare, un giovane che non ha nessuno a carico e non ha mutui da pagare e può fare il forfettario, però si perde una cosa che è la detrazione per i canoni di locazione, cioè in affitto, perché l'imposto del forfettario prevede che ci sia il 5% a forfetto i primi 5 anni di attività, poi si passa a 15. Ed è il regime naturale per tutti quelli che fatturano fino a 65.000 euro. Quindi se uno vuole aprire l'attività invece un regime normale con la ritenuta d'acconto e tutto il resto, deve dare l'opzione di attività. Sono completa, scusate. Fate domande. No, ma, sì, ma certo, cioè sono tutte cose assolutamente utili e da sapere. Immagino che però anche questo possa, ad esempio, provocare magari dei dubbi per chi si vuole aprire la partita IVA, perché dice ok, è conveniente per determinati aspetti, però magari per altri appunto ci sono parecchie tasse da prendere in considerazione. Quindi secondo me molti giovani si sentono, io per prima, si sentono magari un po' in ansia su questo, ma anche come dici tu, bisogna comunque in qualche modo buttarsi e cercare di andare avanti, soprattutto per chi magari vuole lavorare delle proprie passioni. Ci sono infatti altre domande, no, su questi temi che le sono arrivate. Questa che è arrivata adesso? Vediamo. Se è andata ecco. Tu live a destra, Clotilde. I commenti. Sì, non so se vuoi leggerla tu. Ok, leggo io? Sì. Allora, Agnese Clotilde ci dice... Dice, per avere un'immagine più seria e professionale, secondo lei, secondo te Alessandra, è meglio iniziare direttamente con una partita IVA o meglio intanto rilasciare ritenuta d'acconto? Premessa, non ho ancora una mia clientela, devo ancora farmi un sito e quindi farmi pubblicità. Il lavoro è quello di organizzatrice di eventi, quindi diciamo che è in una fase iniziale della sua diciamo, carriera professionale. Okay. Allora, per iniziare ovviamente in questo caso se non si conoscono, adesso un organizzatore di eventi dipende con chi lavora, cioè se lavori con per il matrimonio, l'evento è un concetto assolutamente onnicomprensivo, perché l'evento è il meeting alla fiera di Bologna, oppure può essere il matrimonio o la cena di pensionamento dei dipendenti del comune di Bologna che organizzano l'evento, oppure io che mi incontro per i miei 60 anni prossimi che voglio organizzare l'evento. Scusatemi, ho eliminato il matrimonio. Quindi adesso parte su questo. Quindi il concetto di evento è assolutamente onnicomprensivo, perché l'organizzatore adesso. La domanda è come iniziare. Sì, dice se vuoi iniziare come percorso occasionale, ma in questo momento il settore degli eventi è un settore duro da affrontare, perché adesso io ovviamente mi auguro che tutto si riapra, ma non sarà più come prima, almeno per un
fino a che a livello mondiale, che finalmente siamo tutti uguali, la globalizzazione finalmente ci ha portato, non tutti uguali, però insomma almeno condividiamo, poi ci siamo noi che siamo più fortunati di altri, sebbene siamo quelli che siamo stati colpiti di più in Europa, però direi che sì, il settore è quello, in una situazione normale appunto dipende dal tipo di evento. Intanto l'attività per gli organizzatori di eventi è un'attività che non è di tipo professionale. L'organizzatore di eventi è un'attività di impresa. Per aprire un'attività di impresa bisogna chiedere la SCIA, l'attività per diventare organizzatore di eventi, al comune di residenza. E la SCIA si apre telematicamente sul sito del comune di Bologna, in questo caso, tramite o password o tramite un professionista abilitato. Quando il comune dà l'autorizzazione, devi andare in comune all'ufficio attività produzionale a farti vidimare un registro dove tu devi annotare tutti gli eventi che hai organizzato, perché c'è un discorso di pubblica sicurezza. Dunque, le cose si complicano, cioè si complicano, basta saperlo. Queste informazioni si trovano. Studiando bene il sito di Iperbole, che noi abbiamo la fortuna di avere da tanti anni, perché nacque Iperbole e chi vive a Bologna da tanto, come io vivo a Bologna dall'88, i primi indirizzi mail li abbiamo avuti gratuitamente tramite Iperbole, e ce li abbiamo ancora, alcuni sono affezionatissimi, quindi sul sito di Iperbole trovate nella sezione tutte le indicazioni di come attivare. È ovvio che avete bisogno comunque di un professionista per mille motivi, perché poi dopo bisogna fare la pratica in camera di commercio, attraverso una pratica che viene detta comunica, tutta telematica, in cui ci vuole la firma digitale, in cui ci vuole il software Star Web, in cui ci sono varie cose da fare. Tenete conto che la comunicazione di attività di un'attività, per esempio come quella di eventi, devi allegare la ricevuta del comune che ti dà l'autorizzazione per fare l'attività. Ed è una pratica unica, si chiama infatti comunica, è un'unica pratica in cui apri partita IVA, ti iscrivi a giudici, c'è la gestione commerciale, che non è la gestione separata. Poi si iscrive eventualmente all'INAIL, cioè il cognato deve essere assicurato sul lavoro e quindi poi iniziare a lavorare. Quindi bisogna anche avere le idee chiare di quello che si può, le idee chiare di quella che è l'attività. Non a caso in questo periodo i famosi codici Ateco, che ormai li avete sentiti tutti, il mondo dei codici Ateco, che disciplinano con decreto ministeriale del 22 marzo, credo sia il decreto, non me lo ricordo, però è quello. Ci sono le categorie di codici Ateco che possono lavorare, quelli che non possono lavorare, quelli che sono considerati servizi essenziali e quelli che non sono considerati servizi essenziali. Quindi bisogna andare anche a individuare il codice di Ateco di appartenenza. Il sito dell'Istat, a proposito di codice Ateco, è fatto da Dio, da Dio. Basta digitare il tipo di professione, di cosa che vuoi fare, e ti dà la spiegazione e ti inquadra perfettamente. Quindi gli strumenti ci sono. Una volta si facevano con i libri, io con i libri, ho girato per gli uffici, quindi avete gli strumenti. Se digitate codice Ateco su Google, vi comparirà anche quello dell'Istat. È fatto bene, molto bene. È fatto bene nello spiegare bene il tipo di attività. Certo. Sì, ma una domanda che mi viene in mente a me, visto che stavo parlando dei codici Ateco, che magari può essere utile anche a tutti,
Ad esempio, se una persona che vuole aprirsi partita IVA si ritrova a fare tante attività e quindi forse a dover inserire più codici Ateco, è una cosa possibile oppure no? Si deve scegliere una cosa particolare? Allora, generalmente il fisco ti dice di aprire il codice Ateco per il quale tu prevedi di avere la gran parte del tuo fatturato. Quindi direi la maggior parte, più della metà. Immagini, perché devi fare delle previsioni. I codici Ateco poi li puoi aggiungere anche come secondari, puoi avere dei codici Ateco secondari, sia sia all'agenzia delle entrate che in camera di commercio, perché i codici Ateco si trovano nelle misure camerali, cioè quando tu vuoi sapere la vita, morte e miracoli di una società, puoi chiedere una misura della società, ma la possiamo chiedere tutti tramite il sito di Infocamere, e lì trovi esattamente che tipo di attività hanno aperto, cioè magari una attività principale e poi ci sono delle attività secondarie. Cioè, non è un problema, certo ci sono dei problemi, ma sono problemi da dichiarazione dei redditi, da tutta una serie di indicatori che prima erano gli studi settore, adesso si chiamano ISA, insomma problemi di tipo tecnico che non è il momento di raccontare. Okay. Però direi di individuare prima un codice principale, poi dopo si può modificare oppure aggiungere nei moduli dell'agenzia delle entrate, c'è la possibilità di aggiungere dei codici Ateco secondari, però state attenti a non a fare in modo di evitare di utilizzare un codice che è tipico di attività di impresa da quella che è di tipo professionale. Correte i codici Ateco, ce n'è un'infinità. Vengono aggiornati ogni 10 anni, ma ci sono. Ok, perfetto. Vogliamo leggere le altre domande che avevamo, che era stampata? Sì? Io ce le ho. Sì. Allora, quindi per il traduttore sarebbe meglio che l'aprisse, secondo me, da quella che è la domanda, la partita IVA. Poi, vorrei aprire una partita IVA, ma non ho idea dei costi e vorrei capire se ci sono agevolazioni per gli under 35. Allora, aprire una partita IVA non costa se vai tu fisicamente ti registri dentro all'INPS, aprendo la tua partita IVA, ci sono delle agevolazioni, no, per i liberi professionisti no. Per la gestione separata dell'INPS no, ci sono delle agevolazioni per artigiani commercianti che hanno il regime professionale di poco, però c'è anche una situazione. Come funziona? Quanto costa? L'ho già detto. Quanto costa? Qual è il momento giusto per farlo? Nasce prima l'uovo, la gallina? Non lo so. Il momento giusto per farlo è il momento in cui uno vuole diventare grande, è autonomo. Quindi direi che il momento giusto per farlo è quando uno, come voi, perché io vado, mi metto nei panni di quelli tra i 17, da tra i 10 e i 40 anni, cioè mai come adesso bisogna uscire, cioè bisogna uscirne. Quindi questi sono momenti importanti di grandi riflessioni che ciascuno di noi deve fare per il proprio futuro, o per la propria vecchiaia, o per l'educazione di chi è più giovane di noi. Io, per la mia esperienza, che è stata un'esperienza dura dall'inizio, dura per mille motivi, dura perché erano altri tempi, dura perché io venivo dal sud, dura perché venivo da una famiglia numerosa, dura perché
a Bologna mi sono trovata malissimo, dura perché all'inizio malissimo, dura perché non avevo soldi, dura perché la facoltà che ho fatto non mi piaceva, ma l'ho fatta fino alla fine. È stata dura. E poi invece ho trovato un maestro, e il mio maestro ha tirato fuori il meglio di me e mi ha anche buttato fuori dal suo studio a un certo punto quando ero diventata brava. Mi ha detto: sei arrivata e devi andartene. L'avrei ucciso. Però mi ha passato dei clienti. Persona molto generosa a cui io sono ancora molto legata. Ho avuto il mio studio da sola, dopo che mi hanno buttato fuori dal studio, però mi dava lavoro, mi dava dei clienti, mi ha dato dei clienti, mi ha tenuto, mi chiamava, mi ha chiamato, mi ha sempre seguito. Dopo sono stata da sola 20 anni, 3-4 anni fa. Ero con altri colleghi in uno studio, ho detto no, basta, non ce la faccio, quindi ho chiamato, mi interessa, che siamo, allora devo venire da sì, Ale ha bisogno di te, ok, vengo, dimmi cosa devo fare, e io poi dico dimmi cosa devo fare, io lo faccio, perché per me è il maestro. E adesso siamo ritornati insieme dopo 20 anni. Nello stesso studio, mi ha dato una stanza nel suo studio e insieme a me c'è un altro ragazzo che è praticante, che era praticante con me, a gratis, 3 anni di pratica obbligatoria, gratis, più esabilitato. Andiamo avanti. Certo, vabbè, comunque le fasi sono difficili per tutti, comunque ci vuole un periodo di crescita, di difficoltà, quello assolutamente penso che tutti quanti l'hanno passato e lo stanno passando in maniera diversa. Però guardate, sì. Veramente, io vi auguro il meglio, però datevi da fare. Quello certo. Ci sono altre domande che forse dobbiamo ancora leggere? Quindi quando è il momento del salvo vorrei cominciare, ecco questo, vorrei cominciare a presentare le basi per la creazione di uno studio artistico progettuale essendo in 2 persone. Allora, se siete in 2 andate molto d'accordo. bisogna assolutamente fare una società, cioè una società significa fare una società di persone o una società capitali, e in un caso come questo io farei così, a istinto, perché poi ovviamente farei una società di persone, però non ci sono dei, il forfettario vale solo per le liste individuali e i singoli professionisti, quindi ha un regime semplificato, normale, vivo, eccetera, e quindi pensionistici sei obbligato a iscriverti alla gestione del mercato. Questo facendo quindi una società, però ad esempio sto immaginando, visto che sono 2 persone, se ognuno di loro si apre una partita IVA, comunque un piccolo studio lo possono tirare su, anche se non è o no, cioè, certo, domanda. Certo, si collabora, si può, cioè, c'è uno che ha il cliente principale e poi si fa fatturare il lavoro, questo è normale, si può fare, infatti è quello che si fa anche spesso, non è un problema. C'è anche il discorso della condivisione dei costi, ci sono tante cose che giustamente dipende da, appunto da questo. Poi vabbè, la gestione delle entrate e la cessione dei diritti e protezione dei diritti d'autore, questo è un problema di diritti d'autore, è un problema legale, il diritto d'autore è legato alla persona, quindi la legge tutela il diritto d'autore della persona, quindi chi vuole utilizzare un'opera o qualunque cosa tipo artistico deve farsi pagare i diritti d'autore. I diritti d'autore non vanno fatturati, per esempio. Ok. E invece stavo pensando, ad esempio, tra le persone, tra i suoi clienti, ha avuto... mi aveva scritto una mail dove diceva che comunque hanno avuto anche diversi clienti magari legati alla grafica, all'editoria, alla fotografia,
comunque magari appunto giovani creativi, giovani artisti, e tra di loro magari ha riscontrato le domande, quali domande le hanno fatto più spesso e quali magari erano i problemi che hanno riscontrato maggiormente, che magari può essere un di più, un consiglio da dare anche ai ragazzi che ci ascoltano. Allora, i problemi principali che si riscontrano ovviamente è il discorso di avere gli incarichi, quello è, il problema principale è quello, anche perché comunque ti devi rivolgere a fatturare, avere a che fare con società editoriali oppure studi di grafica grossi che hanno potuto lavorare, quindi il problema è sempre il solito, cioè l'incarico, la durata dell'incarico, il progetto e quanto ci viene dato per il progetto. Quella è sempre una trattativa che va fatta valutando sia in termini economici ma anche in termini di... Alcune volte può anche essere necessario farti pagare meno per fidelizzarne un cliente, ma questo è normale, capita a tutti, anche quelli più vecchi, quelli più anziani, anche quelli più esperienti, ci sono grosse soluzioni. Quindi questi sono i problemi più grossi. Poi adesso, vabbè, il livello di fattura di reddito è bassissimo in queste categorie, e chi è già più organizzato ha problemi a incassare, questo sicuramente. Quindi il problema di incassare, che è un problema normale ma che sarà sempre di più, adesso che tutti troveranno una scusa che c'è il coronavirus, però per esempio le attività artistiche, se non ricordo male, non sono state escluse come attività. Questo vorrei riguardare il decreto, ma per esempio noi non siamo stati esclusi, purtroppo bisogna essere stati attaccati a Valentino, a casa a legge lunedì. Tanto per non incassare niente, lavorare di notte, no. Comunque, a parte questo, ci sono comunque delle categorie che per esempio anche nel decreto detto a proposito di emergenza coronavirus sono categorie artistiche, gli editori e tutte le attività connesse all'editoria, quindi editori grafici, poi anche le attività di produzione cinematografica, non nel cinema ma di produzione cinematografica. Adesso il mondo della grafica è un processo ampio, no? Cecilia, non so. Cioè comprende varie categorie di persone, anche il traduttore, anche quelli che li ha diretti. Sì, poi chi può continuare a lavorare da casa, insomma, su una serie di cose è più agevolato, ovviamente, poi. Sì, ma infatti dovreste abituarvi, siete già abituati a lavorare da casa, non so, il lavoro è quello. L'unica differenza è per chi lavora da casa, ci sono tanti, anche quelli che hanno la mia età, molti professionisti lavorano a casa e non collocano direttamente, ma anche i più giovani, quasi tutti ormai non hanno l'ufficio fisico, ma si organizzano in qualche modo o per trovare un posto da incontrarsi per parlare oppure con questi strumenti. Devo dire che per quello che mi riguarda io vorrei organizzare l'ufficio in casa, ma ci sono delle cose che sono impossibili da organizzare in casa per un commercialista, perché non è solo la carta, è anche, noi abbiamo dei software che sono costosissimi, di cui ci fanno pagare delle sbalangate di soldi per avere le licenze, cioè, quindi mantenere il lavoro è duro, devi imparare, cioè, quindi organizzatevi bene a casa, minimizzare i costi. Sì, sì.
questo assolutamente, con degli strumenti evoluti, cioè senza farvi mancare niente di evoluto in termini di strumenti e anche di studio dei software, di tutto, fate, studiate, interessate, non disegnate la parte economica, fiscale, perché bisogna imparare a gestire i soldi, non ce n'è, bisogna farlo, assolutamente. Nel frattempo, scusa, è arrivata una domanda, ho visto, perché poi qua scorre la chat di Facebook, in cui chiedono, si può avere, però mi sa che fa riferimento al discorso che facevamo prima, se si può avere una sola partita IVA e fatturare per attività diverse come artigianato e montaggio video. Sì, si può fare, solo che l'artigiano, allora, ho avuto diversi casi, un macello. Allora, ti iscrivi come artigiano, quindi ti iscrivi alla Camera di Commercio come artigiano, poi ti apri con la stessa partita IVA, attivi l'attività da professionista e ti iscrivi alla gestione separata, quindi avrai la doppia posizione INPS, che hanno molti, sia alla gestione come artigiani o commercianti che alla gestione, alla gestione separata. Per esempio non ho gli amministratori delle società di persone, di SRL, hanno l'obbligo di versare alla gestione commercianti e alla gestione separata in base al compenso che dicevo. Quindi nel caso di questa persona, sì, lo può fare, diventa che deve avere doppie registrazioni, comunica liquidazione IVA, insomma, ci sono dei problemi tecnici che per chi poi deve purtroppo avere il commercio. Ecco, in questi casi ci vuole il commercio IVA. Non so se ci sono altre domande, potete scriverle nella chat di Facebook, così le leggiamo in diretta. Dovrebbe arrivarne una, però stiamo ancora aspettando. Intanto, collegamento, chissà che nome. Comunque, poi per chi magari ha perso la parte iniziale sul canale YouTube. No, Mia, sarà possibile rivedere la diretta. Sì, si potrà rivedere sia questo video, che poi lo scaricheremo e lo metteremo su YouTube di Flash Giovani. Non so se magari anche Laura vuole aggiungere qualcosa, magari. Ma una domanda, che differenza c'è tra avere la partita IVA ed essere invece una ditta individuale, che cosa cambia esattamente? Il tipo di attività, cioè la ditta individuale svolge attività di impresa in maniera individuale, non in forma societaria, ok? Sì. E avere per fare l'attività sia imprenditoriale che professionale devi aprire una partita IVA. Quindi ti devi però inquadrare in che categoria economica rientri, cioè se la tua è un'attività di impresa o un'attività di tipo professionale. Ora, purtroppo il mondo del fisco va sempre più indietro e meno evoluto di quella che è la realtà dei fatti, perché anzi devo dire che hanno migliorato i codici Ateco, più o meno, però non riescono a raggruppare tutto il mondo lavorativo attuale, però sono indicazioni, cioè la ditta individuale è un'attività di impresa come quella che si svolge tramite società ed è un'attività diversa da quella professionale. Ora, il concetto di professionale una volta era più chiaro, c'erano gli ordini professionali, gli avvocati, i notai, i commercialisti, gli agronomi, i geometri, e lì era chiaro. Adesso da quando c'è stata nel 96, cioè quel sistema pensionistico è passato dal retributivo al contributivo e quindi hanno creato la gestione separata dell'INPS, si sono create queste figure professionali
che all'inizio era difficile anche inquadrare da un punto di vista legale, perché comunque noi ci troviamo con un testo unico che è dell'86 e che viene rimaneggiato malamente in continuazione. Quindi taglia e incolla, però non è dell'86, cioè il decreto dell'IVA è del 72, cioè 73, cioè quella è l'epoca, quindi l'adattamento, appunto, avere le idee chiare, poi ci vuole anche un po' di ordine mentale per chi è l'altro interlocutore, cioè ecco lì quando uno poi dice il commercialista costa e quello costa e quell'altro costa, costano, però noi siamo professionisti, cioè ci sono delle categorie professionali che, certo, il commercialista che crea problemi no, però il commercialista che risolve problemi o che aiuta a risolvere dei problemi sì, sicuramente. Ecco, noi secondo me stiamo facendo dei grandissimi passi avanti, in più non ci viene, cioè l'ordine, la categoria adesso, io ormai sono tra quelli più vecchi, tra virgolette. Beh, poi sta a un bravo commercialista consigliare bene la persona, no? Giustamente. Eh sì, e non è semplice, ecco, no. Non è semplice, cioè purtroppo sembra di no, ma non è semplice, quindi si fa anche fatica tra colleghi anche a interloquire, purtroppo, perché certe volte l'individuazione esatta di certe cose, quando magari, sapete, poi i clienti passano da uno studio all'altro, quindi tu vedi il lavoro fatto da altri, come succede anche nel mondo dei ragazzi, cioè della grafica, cioè ti viene passato un lavoro di grafica fatto da un altro e tu ci vedi delle inesattezze, ok? Si tratta di, anche lì, non lottare tra persone, ma anzi collaborare, anche se ti hanno rubato il lavoro o ti sei preso il lavoro di un altro, cioè c'è un discorso di collaborazione e solidarietà tra tutti, ci deve essere, cioè questo è il messaggio principale che secondo me questa epoca ci deve dare, cioè possiamo più fare distinzione tra dipendenti, lavoratori autonomi e c'è gente che muore di fame, il comune sta attivando, cioè io sono orgoglioso di essere, anche se lo dico, di essere da quando ho 18 anni stare a Bologna, sebbene io vengo dalla Sicilia, ma sicuro che uno dei motivi per cui sono andata via, perché lavorare in Sicilia non lo auguro a nessuno, se non sei legato o fai parte di una famiglia di un certo genere, non lavori. Però Alessandra, ti posso fare questa domanda? Parlando con un'amica in questi giorni, dopo vengono fuori un po' le differenze che ci sono, giustamente tu dici, non facciamo più differenze tra lavoro dipendente o lavoro a partita IVA, eccetera, però per esempio in questa situazione che stiamo vivendo, le famose 600 euro, no, che ti conoscono, eccetera. Ne parlavo con un'amica, per esempio, che non ha una partita IVA, ma ha delle collaborazioni co-co-co. Cosa ci vuole per una persona che in questo momento magari non aveva ancora firmato un contratto, aveva appena chiuso una co-co-co con un'altra realtà? Sai, sono quelle persone che sono freelance, che lavorano quindi a seconda del progetto che seguono, lavorano con un committente e poi con un altro. Se si trovano in questo momento in cui non avevano ancora firmato un contratto che stavano per firmare e non hanno quindi in piedi nulla, non c'è una partita IVA, cioè va a finire che non sono iscritti ai 600 euro. No, loro sono comunque sempre iscritti alla gestione separata. Poi co-co-co esistono solo per le collaborazioni con l'amministrazione pubblica, se non mi sbaglio. No, ormai l'amministrazione pubblica non le fa più da tempo, neanche il Comune di Bologna da tantissimi anni. Possono essere allora collaborazioni universitarie, non so che tipo di collaborazioni siano, però insomma il co-co-pro alla vecchia maniera, perché ormai è una figura un po' arcaica della gestione
delle cose. Il Coco Pro comunque è iscritto alla gestione separata, cioè la verifica dei requisiti e l'iscrizione alla gestione separata. E quindi io la farei la domanda, anche perché non è, possono anche rifiutarle le domande, perché uno non ha i requisiti. Nel senso che poi bisognerebbe anche vedere, perché nel decreto, adesso non ce l'ho sotto mano, perché dovrei aprire e chiudere le finestre, ma nel decreto ti dà un arco di tempo che tu dovevi avere, vedere se rientri tra il 23 febbraio e non ricordo bene l'altra data, quindi bisognerebbe anche verificare se il contratto precedente, quello nuovo, cioè il vecchio contratto bisogna vedere quando scadeva e quello nuovo, anche se non è firmato, cioè il lasso di tempo anche fa la differenza. E comunque sia, questa persona è iscritta alla gestione separata. Quindi il tuo consiglio è quello comunque di provare a fare domanda, al massimo viene respinta. Al massimo viene respinta, ma lei, se questa persona, questa sua amica, ha l'accesso a internet, che noi per esempio come intermediari non possiamo, per adesso, ad oggi, non abbiamo la possibilità di farlo per conto dei clienti, solo i patronati. Sì. I patronati che poi non sono gratuiti, parliamoci chiaro, i patronati fanno dei servizi al cittadino remunerati dallo Stato, quindi ne paghiamo noi i patronati. Cioè, noi cittadini paghiamo i patronati che fanno delle attività sacrosante, non è che non lo dico. Però a noi intermediari consulenti ci danno un sacco di limitazioni rispetto a tante altre categorie. Quindi noi non lo possiamo fare, quindi adesso se uno non ha SPID, non ha il lettorino per la carta d'identità elettronica, ha ancora la vecchia carta d'identità, prova a richiedere il PIN online, dopo non so quanto, perché io non l'ho fatto, perché io non ho posizione quindi, e poi lo posso entrare come intermediario, ma non posso vedere le cose. Con solo le 8 cifre che compaiono nell'SMS si riesce ad accedere alla richiesta di bonus. Poi dopo per forza arriverà il resto del PIN. Però per esempio io immagino che molti bolognesi hanno già il fascicolo sanitario, no? Sì. Tanto ormai ne dobbiamo avere tutti, non ci si può andare dal medico a farsi stampare le ricette. Anche se la regione adesso invia la ricetta caricando la tessera sanitaria, quindi puoi andare in farmacia e richiedere il medicinale. Quindi chi ha per esempio già il fascicolo sanitario dovrebbe avere già uno SPID di un certo livello che gli permette di entrare nel suo sito di vita. Guarda, è arrivata un'altra domanda anche su questo argomento. Ivana ci chiede, chi lavora solo con ritenuta d'acconto non ha iscrizione a gestione separata, in questo caso vale la pena di provare ugualmente con la richiesta del bonus dei 600 euro? No, perché in realtà dichiareresti il falso. Mentre in una situazione in Coco Pro la posizione è sicuramente attiva, perché tu fai un'autocertificazione quando entri nel tuo sito del PIN. Cioè, mentre verificate le date del contratto, tenuto conto che, per esempio, nel caso che diceva Laura, c'è un'iscrizione alla gestione separata, a prescindere che il contratto sia in essere o meno, perché gli sono stati fatti dei versamenti in una situazione di occasionale, se non ha mai superato i 5.000 euro, non è iscritta alla gestione separata e comunque prima di inviare qualunque domanda dovrebbe verificare la tua posizione INPS dentro al sito dell'INPS. E questo lo può fare solo se ha SPID, Carta Nazionale dei Servizi, tutti quegli strumenti di cui ho parlato all'inizio che sono indispensabili per essere cittadini. Okay. No, l'unica cosa che al momento può fare è la signora, la
Laura me lo potrà confermare, che il nostro comune ha dato la possibilità per i lavoratori occasionali o insomma certe categorie, la possibilità di accedere a dei buoni pasto che verranno distribuiti, quindi andando sul sito del nostro comune c'è la possibilità di accedere a dei buoni pasto, però il discorso dei 600 euro vale esclusivamente per quelli che sono iscritti all'INPS. Certo, ok. Avete altre domande magari da fare? Laura, ti viene in mente qualcosa anche magari che di solito riscontri con lo sportello dei commercialisti? Sono curiosa. Ma sì, i colleghi dell'ordine dei commercialisti ci facevano presente che ormai le richieste da parte dei giovani di creare associazioni, formare associazioni, stanno sempre più languendo, nel senso che i ragazzi, i giovani si stanno orientando più sulla partita IVA, perché è un po' quello che dicevi tu all'inizio, adesso bisogna anche un po' buttarsi, avere coraggio e insomma provare a diventare adulti, perché in effetti senza la partita IVA rimane un po' fuori anche dal giro del lavoro, del mercato, questo è un po' il problema. Sì, sono d'accordo anche con i miei colleghi, nel senso che il discorso associazionismo, che è mascherato da attività di impresa, può essere utile per divulgare informazioni, per avere accessi alla pubblica amministrazione, per poter appunto fare dell'attività culturale, ma non per la produzione di cose. Cioè, tu puoi collaborare con un'associazione partita IVA, ritenuta a conto, quello che è, non è quello il problema, però non puoi, anche perché le associazioni comunque sono, almeno così dichiara il fisco, controllate, devono avere un'attività assembleare, devono approvare i bilanci, devono fare i consulti, cioè devono avere un libro soci, cioè hanno tutta una serie di adempimenti civilistici da fare, che sono come un SRL, cioè se la vuoi far bene, ecco. Questo è ovviamente in linea teorica, ma dovrebbe essere anche in linea pratica, cioè io infatti devo dire che questa notizia che danno i colleghi che collaborano con voi, vabbè, non dispiace, perché l'associazionismo va fatto per attività di solidarietà, non lo so, forse la mia è un'idea un po' antiquata, però non lo so, io questo è la mia deformazione, però no, perché ho paura delle associazioni, ecco, dico la verità, ho paura, perché nel momento in cui ti fanno i controlli dall'agenzia delle entrate ti disfano, cioè è capitato, non a me, ma è capitato che certe attività, non stiamo parlando di attività di questo genere, ma la palestra in associazione culturale, cioè, disastro. Quindi una cosa è l'associazione dilettantistica sportiva, che ha comunque i suoi associati, eccetera, o l'associazione culturale che promuove delle attività ed è finanziata e quindi poi fa il rendiconto di quello che ha speso, cioè immagino che debba essere così, se hai dei finanziamenti per esempio dal comune, devi fare un rendiconto di quello che hai speso, del bando, eccetera, eccetera, e comunque hai un ente con cui rapportarti che è superiore. Questo è... Io ho sempre avuto un po' di allergia per il discorso associativo, perché è una cosa seria. Certo. Allora, ci è arrivata intanto un'altra domanda da parte di Sara, ci chiede: salve, che tipo di tassazione ha la ditta individuale? Progressiva, secondo le aliquote
le aliquote della progressione del fiscale, si parte dall'aliquota del 23%, poi ci sono le deduzioni, le detrazioni per lavoro di attività di impresa, perché anche chi ha attività di impresa e non usa il forfettario comunque parte da un'aliquota e come tutti i lavoratori ha delle detrazioni. Chi ha le detrazioni da lavoro dipendente, ci sono quelli che fanno attività di impresa, i professionisti hanno delle loro detrazioni. Quindi la tassazione, come sempre, dipende dal reddito. Anche quando guadagni 1000 euro, la tassazione dipende da quanto hai guadagnato. Solo che sai che il 35% nel caso del forfettario se ne va in tasse. Lì è l'unico calcolo che riesci a fare con certezza. Per il resto non esistono calcoli che tengano. Se ne parla al consultivo in base sulla dichiarazione dei redditi. Ok, va bene. Per adesso non ci sono arrivate altre domande. Non so se avete in mente qualcos'altro da dire anche voi. Ma stavo pensando che noi come ufficio giovani che collaboriamo molto con le associazioni, perché il problema qual è? Che per esempio per un'amministrazione pubblica la difficoltà è sempre relazionarsi col singolo. Cioè, se ha almeno una ditta individuale, allora puoi chiedere, sempre facendo delle gare, no? Puoi chiedere a una ditta, appunto, anche individuale, di prestarti un servizio. Il singolo è un libero professionista. E quindi, tante volte, l'amministrazione, per esempio noi, come ufficio giovani, per avere, per il principio di sussidiarietà, no? Per realizzare degli interventi, dei servizi che noi direttamente non possiamo fare, ci avvaliamo appunto del contributo di associazioni, per esempio. No, ma infatti, benissimo, ma io non sono, allora forse mi sono spiegata male, non sono contraria alle associazioni, sono l'associazione per servire, per colloquiare con l'amministrazione pubblica, non per fare attività di impresa, capito? Cioè, nel senso, io non sono così all'albo delle associazioni che ha il Comune di Bologna, perché comunque quando tu colloqui con un ente pubblico devi avere dei requisiti. Io questo intendo, perché comunque se io immagino, perché mi ricordo, credo di aver fatto una domanda per fare. Mi ricordo, però non mi hanno preso perché non mi ricordo. Le rendicontazioni, nel fare delle rendicontazioni, io immagino che devono, che le associazioni debbano. No, sì, no, assolutamente. Appunto, allora nel momento in cui tu hai un ente che ti controlla, allora l'associazione ha un senso, ma un'associazione sganciata da una finalità, non so se mi sono spiegata. No, certo, è sicuramente, comunque avere un'associazione è sicuramente un impegno e c'è comunque anche una mission dietro, no? Cioè, esatto. Io parlo delle associazioni mistificate per svolgere attività imprenditoriali, cioè quelle che sono, cioè l'associazione degli artigiani, no, ecco. Certo. Cioè l'associazione dell'idraulico che viene a fare i lavori a casa tua, no, tu ti apri la partita IVA. Assolutamente, ecco. Assolutamente. Nel senso intendevo. Ci sono anche questi regimi semplificati, no? Mi sembra, di partite IVA, cioè ci sono anche delle modalità più semplificate che aiutano. Sì, il regime obbligatorio. Il regime IVA è semplificato, vabbè. Fatture acquisto, fatture di acquisto, fatture emesse e costi, perché uno ha dei costi, un affitto, ma qualunque cosa, e hai un reddito, su quel reddito ci paghi le tasse, se sei una società ti divide il quota di partecipazione. È arrivata un'altra domanda, allora vi leggo. Dice, mio figlio ha aperto una partita IVA e gestisce una casa vacanza. È iscritto automaticamente alla gestione separata IMSS e può praticare anche e-commerce in dropshipping? Allora, un attimo. Ci sono varie cose. Allora, scusi Cecilia, vuoi rileggere la domanda?
Allora, dice che il figlio ha aperto la partita IVA e gestisce una casa vacanza. La prima domanda è: la partita IVA è servita per gestire la casa vacanza? O se, penso di sì. Ah. Penso di sì. In caso chi ci ascolta, magari chi ha fatto la domanda, magari se vuole specificare. Comunque la domanda è: una persona che ha aperto la partita IVA è iscritta automaticamente alla gestione separata dell'INPS? Questa è la prima domanda. No, no. Deve farlo. La seconda domanda è: può praticare anche e-commerce in dropshipping? Sì, la risposta è sì, che la partita IVA è stata aperta per gestire la casa vacanza. E quindi è un'attività di impresa quella, sì. Avrà un'iscrizione in Camera di Commercio e non è, ed è stato, sarà iscritto la gestione commercianti dell'INPS, sì, sicuro. Chi gli ha aperto la partita IVA, l'ente, il commercialista, chi gli ha aperto la partita IVA, l'avrà iscritto alla gestione commercianti. Adesso se lui, se il figlio di questa, della signora, vuole essere del modo online... È entrato un rumore, non so se c'è qualche microfono. Io? No, io sento tutto a posto. Ok, no, è rientrato. Dunque, se ha aperto la partita IVA per svolgere l'attività di gestione di Airbnb, insomma, alloggi turistici, avrà un codice di attività. Ed è un'attività imprenditoriale quella lì, perché comunque anche il comune lo prevede, che facendo la scia, perché dovrà aver aperto la scia presso il comune per svolgere l'attività di Airbnb, perché lo devi fare sia che tu lo svolga da privato che tu lo svolga da con partita IVA. E se vuole fare e-commerce di non ho capito bene, è in drop shipping, che però che non so bene che cosa sia, se si può dire in italiano sarebbe... senza avere i costi di magazzino, credo. Però non lo so, sto cercando su internet, sono ignorante in materia, lo dico, quindi stavo andando... meno male che non sono l'unica. Comunque, air drop shipping, cos'è? Gestione, è un altro codice di attività. Dovrà aprire una nuova, dovrà, cioè, chi si occupa di e-commerce deve quindi avere una, non lo so, cioè nel senso è separato da chi gestisce la casa vacanza, sono due cose diverse. No, lo puoi fare con la stessa partita IVA, ma devi integrare come attività secondaria quella, in più se fai e-commerce devi chiedere l'autorizzazione in comune per farlo. Ok. Quindi questo... Perché sennò la Camera di Commercio ti rifiuta la prassi. Quindi anche l'e-commerce, perché devi dire dove sono depositate le cose, non so se vende oggetti, software, lì dipende, cioè è un po' generica, come, scusate, è un po' generica. Quello che posso dire è, se ha aperto l'attività come partita IVA per la gestione di un B&B, è già iscritto all'INPS, gestione commerciale. Può integrare l'attività di vendita, ma è una vendita online, quindi è una vendita, è attività di vendita, si deve integrare l'attività inserendola almeno come secondaria in Camera di Commercio. E poi dovrà anche integrare i sistemi di incasso. Bisognerà vedere come pensa di incassare online le cose. Allora, aspetta, qui la domanda specificava, la domanda è: se estendo l'attività al commercio online, le rate INPS si pagano sempre senza rete fisse? Senza rete fisse? Scusate. Certo. Sì. Ok. Quelle sì, adesso io credo che interromperanno la rata fissa di INPS e INAIL per scadono il 16 di maggio. Credo che sia nel decreto che è stato lanciato ieri sera per fare... Credo che sospendano, secondo me le sospenderanno i pagamenti dei commercianti, degli artigiani. Ok, comunque diciamo, quindi la risposta era sì. Invece un'altra domanda dice: 600 euro per quanto tempo vale? Cioè non so bene, forse... Allora, secondo me intanto vale per il mese di marzo, ma ci sarebbe l'idea, se rifinanziano con la finanziaria, anche di estenderlo al mese di aprile, e addirittura, però
alzo le mani, devo studiare. Io ogni cosa va studiata, sono dei 180 pagine alla volta da studiare, perché io poi leggo il decreto direttamente. Dovevano forse aumentarli addirittura 800, ma bisogna vedere intanto quante tutte le domande che stanno ancora per essere presentate sono, come dire, evadibili, cioè, si possono evadere perché ci sono i requisiti, e quindi quanto saranno i fondi, e quindi si renderanno conto anche loro, perché è veramente una cosa straordinaria questa, cioè non è un momento facile per chi gestisce le cose nella pubblica amministrazione, né chi, perché è un'attività assolutamente straordinaria in cui tasse non se ne vedranno incassate per residenti per mesi. Quindi è un momento molto difficile per, psicologicamente per tutti, ma anche economicamente. Andiamo avanti. Niente, per ora non sono arrivate altre domande, quindi questa era l'ultima. Bene. Un'ora e mezza. C'è la specifica, questo per conoscenza, il dropshipping, ci spiegava Pietro, non è altro che vendere oggetti di un fornitore senza possederli materialmente. Quindi va l'intermediario. Non lo so, io ho riportato quello che non conoscevo. Sì, in italiano mi verrebbe da dire che si dice intermediario. Esatto, li chiamano intermediari, quindi è un'attività di procacciatore d'affari, che non può vendere online perché procaccia affari, insomma è un po', non è chiaro il dropshipping, è una cosa, sì, molto intermediario nuova. Comunque. È un'idea bella, nuova, però deve essere un po' più chiara. Se no si chiama intermediario se vendi per conto di un altro. Sì, ci diceva di sì. Prendiamo un percentuale lui dalle vendite che fa. Quindi è un procacciatore d'affari. Esiste la categoria del procacciatore d'affari che deve essere integrata nella misura camerale. Okay. Ma non può incassare lui direttamente. Deve incassare quello per cui lui vende, perché il procacciatore d'affari prende solo la percentuale sul venduto da un altro. Insomma, complicato. Non è un po' così semplice, eh? Certo. Ok, beh, se è tutto, non abbiamo altre domande, penso che possiamo anche chiudere. Sì? Forse c'era qualcuno che scriveva sulla pagina Facebook, li avevi visti quei commenti? Sì, sono tutti quelli che abbiamo letto. Ok, perfetto. Sì, tutti questi. Io allora intanto ringrazio Alessandra per essere stata con noi, aver risposto un po' di domande. Scusatevi per la lungaggine, ma sono argomenti troppo difficili. Poi certo. No, ma immaginavamo, infatti. E sì, volevo dire che le slide che ci stavi facendo vedere poi le condividiamo sul sito Flash Giovani. Spero di non aver fatto degli errori di ortografia. Non ti preoccupare, li controlliamo. Non ti preoccupare. Ecco, controllatevi. Scusa, vuoi dare un ultimo consiglio, vista la situazione? Che cosa andremo a fare, ragazzi? Magari rimanere aggiornati tutti i giorni, insomma, vedere che cosa succede. Allora, intanto adesso... Qual è il link particolare da seguire? Allora, io direi che in questo momento, come non mai, va detto ai ragazzi, che sono quelli che secondo me, insieme ai medici e agli infermieri, stanno facendo veramente lo sforzo più grande rispetto ad altri, nel senso che non vengono quasi mai nominati i giovani ragazzi, e questo secondo me è un grave errore che tutte le generazioni hanno fatto. Quindi io sono orgogliosa dei nostri ragazzi, e lo dico con le lacrime agli occhi, perché nei momenti in cui la socialità è fondamentale, cioè e dove la tecnologia aveva già preso il sovravvento con quei maledettissimi giochi elettronici, le chat, eccetera, eccetera, adesso si è obbligati a farlo. Io mi auguro
e auguro a tutti che vi venga il vomito delle chat e che finalmente abbiate voglia di vedervi in faccia, di abbracciarvi, di baciarvi, di... Lo stai dicendo come mamma anche, vero? Lo dico anche perché penso alla mia età, cioè alla mia adolescenza, i miei 10 anni in cui io mi buttavo a mare, ecco, e andavo a giocare in cortile con i miei fratelli e tutti i vicini di casa e andavo a tirare 2 calci al pallone e facevo sport dalla mattina alla sera e quindi io... Penso che in questo momento bisogna veramente onorare i nostri ragazzi. Lo dico con molta più commozione che affrontare questo tedioso argomento di fisco. Il fisco basta rivolgersi ai professionisti e si risolve. Poi, però veramente vi auguro di, in questo periodo di arricchirvi profondamente, di non informarvi troppo, ma cercate, ma questo lo dicono tutti i giornali, guardatevi un telegiornale, selezionatene uno e guardate le informazioni le più, quelle che ritenete più adeguate, perché dovrebbe, speriamo, finire l'ora dei blef, di tanto cose che creano noia culturale, deserto e lotte fra persone, classi sociali, età, basta, cioè basta, basta. Cioè, io vi auguro di poter realizzarvi, è il vostro momento, armatevi e partite nel momento in cui sarete pronti, non solo per divertirvi, ma confrontatevi in questo periodo. Confrontatevi perché siete voi i veri eroi della generazione nuova, insieme a quelli che ci stanno salvando e insieme a tutti quelli che stanno facendo degli sforzi sovrumani, perché oltre ai medici ci sono tutti quelli che gestiscono i medici, ci sono il governo, cioè c'è tutto, l'istituzione tutta, e speriamo che vengano fuori i migliori di qualunque età e di qualunque livello sociale, e finché il migliore, finché il migliore in ogni senso, quello meno sentimentale ma profondamente commosso, rileggete dei libri di storia, rileggete Manzoni, rileggete la storia delle epidemie dei secoli scorsi. Non è una guerra, secondo me, e la guerra è ben altro, è una dura lotta. Io ho una sorella che vive in Nuova Zelanda e non so quando la rivedrò. E sarà dura perché viaggiare, bisognerà tornare a viaggiare nei treni, negli assalti ai treni, come ho fatto io tante volte. Il lancio dei finestrini per tornare a casa, si andava di Nuova Zelanda, andava bene. Quindi mia sorella in Nuova Zelanda mi ha detto appunto: boh, meno male che sono venuta a novembre e a gennaio, che ho avuto l'occasione, perché adesso chissà, i prezzi degli aerei saranno inaffrontabili. E poi sperando di trovare ancora vivi i genitori, quindi ognuno di noi poi vive nel proprio intimo e sa perfettamente la propria storia, quindi rivalutate le vostre storie, andate avanti, liberatevi da pesi. Siete bravi. Grazie, Sandra. Grazie mille. Grazie, grazie per questa riflessione. Come? Non lo pensi anche tu, Laura? Sì, sì, assolutamente. Guarda, hai anche ricevuto un bellissimo complimento. Da chi? Ah, sì. Era Ivana che ci aveva fatto una domanda prima e dice: brava Alessandra, io sono mamma siciliana come te, hai detto cose giustissime sui ragazzi. Vero. Il nostro futuro sono loro. Devono essere loro. No, speriamo che lo capiscano un po' tutti, soprattutto in Italia. Io mi auguro che voi glielo fate capire. Ci impegniamo. Noi quelli che possiamo faremo il nostro
nel nostro piccolo bambino. Certo. Allora, noi speriamo di averti ancora nostra ospite. Scusate, mi sono emozionata. Mia nonna mi ha detto che ci sono i colleghi. Io non voglio assolutamente che. Sarà un'altra occasione, comunque. Adesso ti seguirò. Nel senso che volevo. Sono una timida Laura, non sono una. Non ce la faccio, anzi, sei una brava professionista. Grazie mille. Grazie. Ringrazio anche un'altra collega dell'Informa Giovani, Barbara, che mi ha scritto poco fa. Mi ha detto di ringraziarti per il discorso. Quindi grazie davvero. Ora mi commuovo, spengo. Magari quando riapriamo l'Informa Giovani fisicamente ci vieni a trovare, dai. Sì, adesso mi metto il like sull'Informa Giovani così Non lo ripeto però. Grazie mille. Allora. Grazie a tutti e tutte. Tutto, potete dare via le disposizioni, sono lunghe però... Sì, non ti preoccupare, ci le guardiamo noi. E io ti ringrazio ancora ripeto appunto, lasceremo poi le slide sul sito, il video di questo live lo metteremo anche su YouTube. E invece volevo anticipare che il prossimo incontro sarà il 28 aprile e sarà sui bandi culturali, sulla progettazione culturale, e avremo Sandra Caddeo, che è progettista e fundraising per le industrie creative e culturali. E ci sarà anche una piccola introduzione insieme a Stefano di Scambi Europei, che è l'associazione che insieme a noi insomma sta progettando questo intero percorso, e ci parlerà anche un po' del loro sportello, insomma, della Finestra sul Mondo, che si svolge all'Informa Giovani e adesso è anche online, giusto Laura? Sì. Okay. Approfitto per dire che l'Informa Giovani ha chiuso fisicamente, però è disponibile online, via mail, al telefono anche, e anche via Skype. Quindi basta andare sulla pagina di Fred Giovani che trova tutte le indicazioni, o sui nostri social. Ok, perfetto. Grazie. Allora, grazie mille a tutti. Ciao. E grazie. Ci vediamo. Grazie. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.